Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi voglio portarvi con me all'interno di questa bellissima esperienza che ho passato tempo fa. Questo video vi dico subito che sarà diviso in due fazioni, ovvero la prima parte sarà dedicata interamente al viaggio in macchina e al luogo in questione dove stiamo andando, ovvero Gardaland, luogo veramente bellissimo e incredibile dove poter passare delle bellissime giornate. Mentre la seconda parte del video è dedicata interamente al parco Natura Viva, che poi vi farò capire successivamente che zona è, dove si trova, tutte le cose necessarie per sapere di questo luogo. Beh ragazzi, direi di partire subito col video senza farvi perdere troppo tempo, senza annoiarvi con tutte queste chiacchiere. Direi di partire subito al nostro bellissimo video. Ah, comunque ragazzi, vi dico un'altra cosa: se siete particolarmente sensibili all'ignoranza o a volgarità troppo estreme, vi consiglio di passare avanti nel video, perché l'inizio del video è un po' troppo elevato, quindi se siete deboli di cuore ragazzi, passate oltre. Invece ragazzi, se siete forti di cuore e amate l'ignoranza, guardate tutto il video. Ragazzi, buona visione. Buonasera. Secondo voi l'autostrada quanto costerà? Secondo me 20-22 euro. Secondo te? 25. Io dico 24 euro. Possiamo scommesse? Allora io 24, te 25 e te 22. Vediamo dopo quanto sarà. Chi vince un bacino sulla cappella da Cipriano? Perché io? Vabbè, tra poco lo scopriremo, tra 40 minuti più o meno, che ci sono ancora 58 km da fare. Tra 40 minuti anche in diretta al bacino. Sì, diretta al bacino. Preso. Abbiamo fatto 2 ore e mezzo di strada, ne mancano 40. Vabbè, a dopo. E qua c'è il traffico. Madonna. Cosa? Far vedere in videocamera. Ma non ci... È troppo piccola. Così non ho il braccio abbastanza lungo. Se la tieni qua così, se la tieni col pico, ci arrivi. Questa l'arma, questa non la tagliare. Ah già. 28,40. 28,40. Mamma, da Lido di Camaiore fino a qua, dove cazzo siamo? Ho vinto, adesso baciatemi il culo. Bacino sulla cappella. Aspetta, ma qui dove cazzo devo andare? Non si vede? È sparita la scritta. Oh no! La cosa prende dal contrario. Quello che volevo fare. Noi ci facciamo riconoscere. Comincia a mettere la musica non melodica, vedi come si fa a riconoscere. Vuoi la musica non melodica? Ora te lo spacco sto telefono. Ma pensava che tu lo dicessi. Ma io non ti ho detto niente, via. Gianni Vezzoso. Via. Via. Gianni Celeste. No, basta, è 3 ore. Gianni ce n'è solo uno ed è quello del nautico. Tanti sono tutti Gianni Farlocchi. Capito? Gli altri. Tutti Gianni Celesti, porco di... Sei vergognoso, come se fatto lo dica. Mamma mia, guarda là. C'è la playlist. Guarda là, è pieno. Grazie. Ti prendi prezzemolo. Ma guarda che spettacolo. Prezzemolo. Sì, non siamo gli unici che stiamo prendendo. Sì? Come? Vedo delle montagne russe da qui. Dove? Io laggiù, non laggiù. Ah! Laggiù, eccola, ne vedo una di là. Sì, ce n'è una laggiù. Eccola, ecco. Cos'è? Blu tornado? Si vede dalla videocamera? Non molto. Ma laggiù si intravede già qualcosa, guarda che figo. Sì, infatti, però lo vedo lontano qua. Oh no. Oh, ma che illusione ottica è questa cosa qui? Ma questa si chiama attacchi di vento. Ah, ok, grazie. Ma controllo fatto. Sì, lo fai anch'io. Ti ha dato qualcosa per forza? No, a me mi ha fatto col metal detector. Quindi. Bagnati anche te, ti fa bene. Cavolo, il cappellino ho dimenticato, vedi? Vai. Questa è la mappa incredibile di Gardaland. Dopo grande, mi sono già. Allora, le postazioni per posare le borse, queste borse qua. Dove sono? Cioè, è appena fuori l'entrata. No, qua. Ce n'è anche uno dentro. C'è anche dentro? Vedi, è lì dove c'è scritto 16. È qua, sì. Vabbè, insomma, andiamo alla ricerca e vediamo un po'. Siamo ufficialmente dentro. Di essere la cultura media per adesso. Sì, abbastanza, c'è un sole assurdo. Mi sta spaccando il cervello. Ah, almeno siamo sicuri che non vada a piovere.
Almeno quello. Ecco, tu l'hai detta. Dopo mesi di pioggia, finalmente ce l'abbiamo fatta. No, quello lì, ragazzi, me lo ricordo da piccolino. Questo mi fai di ricordarmelo. Però questo qui mi ricorda molto, tipo, una scena che c'è in un film che, di cui ovviamente non mi ricordo il nome. Questa è una scena che c'è in qualsiasi film. Ma un film in particolare che non mi viene in mente. Però vabbè, se qualcuno lo sa, ragazzi, scriva sotto i commenti. Siamo a Camelot. Prova a levare la spada. Ah! Dovremmo essere qua, qua in zona, perché qua ci sono le montagne russe, quelle lì blu, e queste sono le montagne russe blu. Dovremmo essere là. Guarda! Ho già paura. Oh, questo è altissimo questo. No, vabbè, altissimo. Sì, però va veloce. Diciamo che va spedito. Ma che spettacolo, mamma mia. Che spettacolo. Mamma mia! Mamma mia! Quello là è forte, quello laggiù. Quello è assurdo, guarda là! Mamma mia! Quello... Mi pare il... Raptor. Sì, è Raptor. Dovrebbe essere quello. Quello è ancora peggio di questo qui, che già questo, insomma, è abbastanza pesante. Così, per posare queste cose qui? Una borsa frigo quella. Sì, una borsa frigo. Dopo il gioco del basketball, andate sulla destra, ok, sono le scale del Raptor. E seguite tutto verso l'alto e trovate gli armadietti di fronte a voi. Ok, grazie. Dove essere andati? Verso il Raptor e troviamo le armadietti. Mamma mia, guarda che roba! Guarda che roba! Provate! Te hai messo tutto? Ma io tanto telefono e roba importante. Gli occhiali non li vuoi mettere? Sì, gli occhiali li metto via, ecco, me li stavo dimenticando. Bene che volano via, se no. Sì, chiudi pure. Chiudi pure. Vai. 60. Sì, anche questo. Questa che fila è? È quello. Allora facciamo questa. Mi sa che c'è da aspettare un bel po'. Fai aspettare sul telefono. Madonna, questo com'è impicchiata però. Quello? Porca madonna. Quella è picchiata. Mamma mia. Madonna. Si ferma così e poi scende. Madonna. Qui ragazzi sono costretto ad intervenire per dirvi una cosa molto importante. Gli addetti alla sicurezza delle attrazioni mi hanno fatto cenno che lì dentro non si poteva assolutamente filmare, che in ogni attrazione pericolosa non era possibile fare dei filmati. Non so se è questione di privacy o questione di sicurezza mia e anche della struttura. Comunque sia, non ho potuto registrare quello che volevo. Io ragazzi, senza troppe storie, chiaramente ho tolto immediatamente la videocamera, anche perché bisogna rispettare le regole, perché funziona così il mondo ragazzi. È giusto rispettare le regole, è doveroso, perché sennò sarebbe tutto completamente a puttana. Comunque, al di là di questo, il parco merita tantissimo, è veramente incredibile, sia da passare con gli amici che con le famiglie. Ragazzi, vi consiglio veramente di andarci, anche se penso proprio che tutti lo conosceranno, perché è famosissimo. Abbiamo fatto tutte le attrazioni del parco, dalla casa di prezzemolo alle montagne russe, dall'ascensore alle attrazioni turistiche, insomma tutto quello che comprendeva il parco stesso. Adesso però arriva la seconda parte del video, quella che vi preannunciai all'inizio del video stesso, in cui vi faccio vedere praticamente il giorno seguente, il luogo in cui siamo andati il giorno successivo. Questo, a mio avviso, è stato un posto veramente magico. Io, essendo amante di queste cose, di posti del genere, per me quello lì è stato veramente incredibile, un luogo in cui veramente consiglierei a chiunque di andare. Insomma, per farvi capire dove sono andato, adesso vi lascio una clip qua di seguito, qui vi faccio sapere tutte le informazioni importanti di quel luogo incredibile. Mi trovavo al Parco Natura Viva, situato a Bussolengo, località Quercia, circa mezz'ora d'auto dalle rive del lago di Garda, in cui possiamo ammirare le moltissime specie di animali circondate dalla vegetazione. Un luogo davvero incantevole. Se volete fare un weekend in famiglia o con gli amici o con chi vi pare o anche da soli, vi consiglio veramente di andare in questo luogo qui, perché è veramente magico. Comunque, detto ciò, dopo tutti questi discorsi è arrivato il momento di farvi vedere questo benedettissimo video. Ragazzi, buona visione! E insomma, bisogna camminare parecchio. Bisognerà camminare parecchio. Sì, lo so, ma vabbè. Aiuta. Qui ci sono i sentieri d'Africa. Sentieri d'Africa, Madagascar, Simba. Questo. Ci sono anche i bagni, volendo. Io voglio trovare assolutamente una scimmia. Se incontri un gorilla, ci fai a cazzotti un po'. No, cioè, Vincenzo, specialmente con quel cappellino di Jurassic Park. Io vorrei conoscerlo un pochino. Poi se vuole fare cazzotti, sì, magari ci si fa amicizia con questo gorilla. E magari io spulcio lui, lo spulcio a me. Noi adesso dove siamo? Ah, di qua c'è il panda.
Pesca. Peso. Dove? Eccolo là, bello nascosto. Ma oh, questo è il panda rosso. Madonna, come sono grosse! Bellissime! Sì, lo so, vi rompo un po' troppo i coglioni così in mezzo al video, però ci tenevo a dire una cosa veramente importante. Questo luogo completamente immerso nella natura, ci sono vari settori in quel parco, ci sono i settori dedicati all'Europa, all'Asia, all'Oceania, all'Africa e così via dicendo. Quello che vedrete nel video non sono tutti gli animali, diciamo che quello registrato è circa del 70-80% rispetto a quello che effettivamente c'è. Solo che è successa una bellissima cosa. Quello che vedrete sì sono gli animali che ho registrato, però alcune clip sono andate magicamente perse perché il fato vuole che succeda ogni volta qualche cosa e c'è sempre un piccolo imprevisto perché questa faccia qui non risulta simpatica a qualcuno, non so perché. Quindi alcune clip sono magicamente sparite, però per fortuna la maggior parte di esse sono ancora vive. Quindi spero che sia uscito ugualmente un video, diciamo, carino, spero ugualmente che sia di vostro gradimento. E quindi nonostante ciò, nonostante gli imprevisti, forse sono riuscito a tirar fuori qualcosa di carino. Carino o brutto, comunque sia, rimane un ricordo che porterò per sempre. Io spero che vi piaccia e vi auguro una buona visione. Abbiamo visto Asia, l'America, ora stiamo andando a vedere Extinction Park, che sono tutti gli animali estinti, poi dopo ci rimane da vedere l'Europa, i sentieri d'Africa e l'Oceania. Insomma, c'è tante cose da vedere. Devo essere sincero, a me fa più paura quell'affare lì. Questo è decisamente molto, ma molto bello. Camion, quanto pesa? 8 tonnellate. 8 tonnellate. Pesa un Madonna. Quello sta mangiando un volatile. Oh no. No, povero. Questo qui, pensandoci, di che materiale è fatto? Quello non ho idea. Sinceramente non ne ho la più pallida idea di che materiale sia fatto. Se qualcuno lo sa, ovviamente ce lo faccia sapere. Io questa qui pensavo fosse molto più grossa. Non è gigantesca, io pensavo fosse molto più grande. No, il film è esagerato. Allora ci hanno mentito tutta la vita? Sì, esatto. Maledetti. Ci pensi chi se lo trovava davanti questo coso? Gli occhiali magari me li posso anche levare. Questo è il rettilario, ragazzi. Ho trovato qualcosa che non ti piacerà. Formiche. Ah. Sì, questa. Qui siamo alla fattoria. Che spettacolo. Ciao.
possiamo dire di aver accarezzato una capra tibetana? Non sembra che gli dispiace. No, per niente. Ma molto tranquilla. Guarda che zollata, mamma mia. È ripresa anche la zollata. Wow, quello è molto più grosso. Alla faccia. È enorme. Ma è uno o due? Sono due. No, no, tre. Tre, no è vero, tre. Sì, sì, ci sono tre. Sì, come sono belle! Bellissime! Ma quello è un pavone, è libero, bello! Ma guarda che caruccio! Timon? Da solo? No, povero! Saranno gli altri, saranno... Ah no, c'è tre lì sotto. Ah, l'ho visto adesso. Gira la testolina, bro. Ci credo. Non ci credo. Benissimo, questo video termina qui. Queste due bellissime esperienze sono arrivate al capolinea. Spero veramente con tutto il cuore che questo video sia stato di vostro gradimento. Spero che continuate a supportare il canale. Iscrivetevi, condividete il video con chiunque. Insomma, fate quello che volete. Detto ciò, io vi saluto, vi ringrazio e ci rivediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi.